Finalmente dalla regione arrivano dei soldi per le strade dei Monti Dauni, per il dissesto idrogeologico. Fanno bene questi soldi? Sì, speriamo però che si mantenga ciò che è stato promesso e mi riferisco alla settimana scorsa quando c'era stata una promessa di 30 milioni di euro per le strade, però quando pare di questi 30 milioni poi dobbiamo vedere effettivamente quanti ne rimangono. Certo, a noi farebbero veramente comodo perché le strade ormai necessitano di una vera e propria manutenzione a partire oltre dal, per chiudere le buche, ma abbiamo dei veri problemi di dissesto idrogeologico sulle strade. Direi questo alla Regione, di guardare tutti i 29 comuni dei Monti Dauni, perché non dobbiamo mai dimenticare che grazie a noi arriveranno alla Regione Puglia 5 miliardi di euro, grazie ai 29 comuni dei Monti Dauni. E quindi questo qui è un dato imprescindibile, quindi vogliamo essere gli attori principali di questo PSR, di questa nuova programmazione. Basterà quello che è stato fatto? Quello che è stato fatto, quello che è stato promesso di fare, perché in effetti io con altri sindaci facente parte dei Monti Dauni sono stato in regione proprio per la questione strade. In effetti si parte da un non si può avere sviluppo se non vi sono le strade. C'è stato promesso un finanziamento di 30 milioni di euro che abbiamo tenuto anche in provincia, in qualità di consigliere provinciale ho tenuto un incontro per stabilire anche le priorità di queste strade che hanno bisogno di manutenzione, ma la minima manutenzione. È vero che anche 30 milioni non sono sufficienti, però quantomeno rendiamo percorribile la viabilità, insomma, le strade. Ma sicuramente è un'iniezione importante di liquidità per i nostri comuni, che colma anche un po' di anni, insomma, di pochi finanziamenti per noi, quindi è una cosa importante. Io però sostengo che sia necessaria una strategia d'insieme. Il finanziamento puntuale può servire a rimuovere un'emergenza, ma non a risolvere il problema in generale. Per quanto riguarda le strade, il dissesto idrogeologico, noi abbiamo bisogno di un tavolo permanente che si occupi anche delle competenze dei vari enti, che si occupi della necessità di riperimetrare le aree e non soltanto di avere dei finanziamenti. Ridurre il tutto a dei finanziamenti credo sia veramente riduttivo.